Come dicevo, benvenuti al webinar di presentazione del progetto DigiReact. Io ho una breve, brevissima presentazione che vorrei farvi vedere per introdurvi un pochino questo progetto, che è un progetto che è durato più di 2 anni e che volge ormai al termine perché finirà a dicembre di quest'anno, e per cui il CFP Cemon, insieme a partner da altri paesi d'Europa, ha sviluppato una serie di risultati che sono dei prodotti fondamentalmente che riguardano il macro tema del progetto, è quello di come migliorare le competenze digitali di formatori, ma non solo. In generale, come migliorare le competenze di chiunque debba guidare un gruppo di lavoro in forma ibrida o completamente da remoto. Allora, vi condivido la presentazione del progetto. Eccola qua. La vedete? Bene, grazie. Allora, DigiReact è un acronimo che sta per un acronimo un po' particolare, vedete che le lettere non sono esattamente all'inizio, che sta per Experience Brewing Assisted for Vocational Training, ed è un progetto che appunto già dal nome richiama subito all'elemento della digitalizzazione. Non sorprenderà che questo sia il tema principale del progetto, perché è un progetto che è stato consegnato all'inizio del 2021, quindi abbastanza freschi, diciamo, dell'esperienza che tutto il mondo formazione, sia scolastico che professionale, VET in inglese sta per Vocational Education and Training, che è quello che noi chiamiamo formazione professionale in italiano, aveva dovuto fare i conti con il periodo di formazione completamente a distanza e quindi ha generato l'esperienza accumulata dalle varie organizzazioni che si sono trovate a dover da un giorno all'altro trasformare tutta la formazione da presenziale a distanza. Ha generato un bagaglio di competenze nuove acquisite e anche un bagaglio di conoscenza di mancanza di competenze in ambito della formazione a distanza. E quindi sono nati dei progetti, ovviamente, che miravano a rispondere a quelle che erano le esigenze di aggiornamento delle competenze in ambito di digitalizzazione. È un programma che è stato finanziato nella cornice del, del scusatemi, è un progetto che è stato finanziato nella cornice del programma Erasmus, che è il programma di finanziamento europeo che finanzia tutto quello che è formazione, educazione, formazione, training. In particolare sulla linea VET, quindi la linea dell'educazione e la formazione professionale. Io vi presento brevemente il progetto, questo diciamo l'ho un po' già detto. Forse la cosa più interessante da dire ancora riguardo al progetto è che, sebbene appunto sia stato pensato per rispondere alle esigenze innanzitutto della formazione professionale e aziendale, che in inglese vedete distinta come VET o corporate training, dove VET è professionale, corporate è aziendale. C'è da dire che poi in realtà il progetto abbraccia la tematica dell'aumentare le competenze digitali non solo di formatori, come vi dicevo prima, ma in generale di chiunque si trovi a dover mostrare capacità di e-leadership, sì, vengono chiamate all'interno del progetto, ovvero
capacità di coordinare e guidare un gruppo di lavoro che non è in presenza, o almeno non interamente in presenza di fronte a me. Ovviamente sono delle competenze diverse, alcune delle competenze che sono necessarie per coordinare un gruppo di lavoro in presenza possono essere trasferite anche nel lavoro a distanza o ibrido, altre invece devono essere riviste, aggiornate o addirittura conosciute ex novo. Questo per quanto riguarda il progetto. Invece il partenariato è composto da questi enti che vedete nella slide, che sono il capofila e QBS Gewerkstatt, di cui abbiamo una rappresentante nella figura di Andrea Wisoski, che è una nostra collega dalla Germania. QBS Gewerkstatt è un centro di formazione professionale che si trova a Bochum, in Germania, ed è il capofila del progetto. Ci sono poi due partner tecnici che sono CCSDE e Assertive Knowledge, che sono due compagnie che si occupano nello specifico dello sviluppo di strumenti digitali di supporto alla formazione. Infine ci sono altre due scuole professionali, una portoghese che si trova vicino a Porto, la scuola Espinho, SPEL, che sta per Sociedade Promotora per l'Establecimento d'Ensino, se non ricordo male, e poi ci siamo noi, CFP CEMON, Centro di Formazione Professionale Cebano Morregalese. Quindi, come vedete, il partenariato combina al suo interno le competenze di formazione con i centri di formazione e di digitalizzazione con i partner tecnici. Andiamo a vedere un pochino la parte interessante per voi, che è anche il succo di questo webinar. Il progetto ha prodotto tre risultati. I tre risultati sono tre risultati che si possono definire conseguenziali, nel senso che il primo risultato è stato il primo anno e mezzo quasi di lavoro è stato dedicato al primo risultato. Il primo risultato è un manuale di per sé, che dopo vi farò vedere come accedervi. È un manuale che intende raccogliere al suo interno un po' di pratiche, buone pratiche, esempi strumenti, raccoglie le esperienze veramente vissute dai centri di formazione nel adattare i propri curricula, che tra l'altro nel caso dei centri di formazione professionale hanno una grossa componente che è di insegnamento pratico, cioè l'insegnamento di materia pratica richiede in realtà uno sforzo extra per essere trasportato nella formazione a distanza, nel senso che se io devo insegnare ai miei studenti come acquisire una skill manuale, come può essere per esempio per i nostri corsi di meccanica, di cucina, di acconciatura, e devo fare veramente uno sforzo perché io gli devo insegnare qualcosa che lui deve fare con le mani, ma non glielo posso far vedere, non posso controllare come sta tenendo le mani, non è stato affatto semplice. Quindi il manuale vuole raccogliere un pochino tutto quello che è stato imparato dai partner, soprattutto dalle scuole, ovviamente, nell'affrontare la formazione a distanza. In aggiunta ci sono dei moduli specifici che sono stati sviluppati invece dai partner tecnici, che danno invece un rimando un po' più specifico su due tematiche principalmente. La prima è quella della sicurezza online, cioè come
agire e muoversi in modo sicuro quando si lavora online, che è un tema che non sempre è sotto gli occhi di tutti, ma in realtà è un tema importante, anche perché appunto quando si tratta di formazioni ci sono anche dati sensibili che sono sottoposti a privacy. Quindi è un tema sempre molto importante, quello che ogni tanto ci scordiamo. E il secondo capitolo che è stato sviluppato dai nostri partner tecnici raccoglie un po' di linee guida per la creazione di contenuti digitali. Linee guida sia su come fare ricerca per produrre contenuti digitali, anche quali sono i principi del design digitale, e offre anche qualche strumento che può essere a supporto per creare contenuti digitali engaging, quindi che ingaggino un pochino i destinatari. Scusatemi, abbiamo un sorso d'acqua. Quindi questo, mamma mia. L'inverno è arrivato e io non ero pronta. Questo per il primo risultato, il nostro manuale. Il secondo risultato, invece, è una piattaforma, per l'apprendimento da remoto, che si chiama Personalized Gamificator. Dopo vi farò vedere anche come accedere alla piattaforma. Si chiama Personalized Gamificator proprio perché l'idea dietro lo sviluppo di questo strumento era quello di creare una piattaforma che rendesse l'apprendimento a distanza più simile a un'esperienza digitale, più che a seguire semplicemente un corso, a prendere nozioni, e lo fa attraverso diversi strumenti che sono innanzitutto l'utilizzo dell'intelligenza artificiale che serve alla piattaforma per suggerire contenuti rilevanti, diciamo, per il profilo dell'utente. In secondo luogo, utilizza delle specifiche modalità di interazione che richiamano un pochino ai social network, quindi cercando di creare dialogo tra gli utenti, e utilizza anche elementi di gamification che si vanno a trovare sia nelle modalità di testing della comprensione dei contenuti attraverso dei mini giochi, che vanno veramente a valutare un pochino le competenze acquisite dall'utente a seguito della fruizione dei materiali di ciascun modulo, e attraverso un sistema di riconoscimento delle competenze acquisite agli utenti, che è un sistema di badge, per cui quando l'utente completa porzioni di corso che sono caricate nella piattaforma e le completa con successo, finendo anche la parte, il minigioco di valutazione, ottiene un badge. Quindi diciamo che l'intento di questa piattaforma è di combinare più elementi e strumenti a disposizione all'interno di una piattaforma digitale per far sì che gli utenti possano fruire in maniera asincrona di contenuti che vengono caricati sulla piattaforma, senza rischiare di perdere l'interesse. Silenzio. Senza rischiare di perdere il loro interesse, mantenendo un pochino vivace il percorso, che può risultare un po'
un po' distante in realtà, cioè una formazione interamente asincrona ha il forte rischio di perdere l'ingaggio di chi sta fruendo. E quindi il tentativo è un pochino quello di mantenerli ingaggiati tramite un meccanismo esperienziale. L'ultimo risultato di progetto invece è una comunità virtuale che è contenuta all'interno del sito di progetto, che ha l'intento di accentrare un pochino le conversazioni, i dibattiti, sia su quelli che sono i risultati di progetto, che più in generale su quelle che possono essere le esigenze di entrambi i lati, cioè di chi forma e di chi viene formato, o anche solo di chi appunto fa uso costante e continuo di strumenti digitali per collaborare in squadre ibride o completamente da remoto, accentrando un pochino all'interno di questa comunità virtuale tutti i dubbi, le domande, le idee, possibili risposte. Ecco. L'idea dietro a questa comunità virtuale è di coinvolgere formatori, esperti di formazione professionale e aziendale, studenti reali o potenziali. Scusate se vi interrompo. Sì? Io ho avuto un contrattempo lavorativo e devo assolutamente risolvere questo problema. Vi devo lasciare, è stato un piacere, al massimo poi vado a prendere il link. Però scusatemi, ma devo. Va bene, Arrivederci. grazie della partecipazione, buona serata. Quindi appunto, cioè, accentrare un pochino il dialogo in un unico luogo, di modo che si possano raggiungere effettivamente dei risultati utili, cioè si possano creare dei link utili tra magari chi offre qualcosa, chi la cerca, chi ha un dubbio, una domanda. E chi potrebbe dare la risposta? Adesso poi a un certo punto smetto di parlare e vi faccio effettivamente vedere questi risultati. La presentazione ve la caricherò sul sito insieme alla registrazione, così potete accedere, ma nel frattempo vi faccio vedere, devo interrompere e prendere quest'altra. Sì, non è abbastanza furbo. Va bene, vi interrompo la condivisione della presentazione e vi faccio vedere il sito di progetto direttamente. Nel frattempo, se ci sono delle domande, io sono a disposizione. Eccolo qua. Lo sposterei di qua, così riesco a vedervi. Lo vedete? Sì? Ok, allora, questo è il sito del progetto DigiReact, all'interno del quale sono raccolti tutti i link ai vari risultati di progetto. Il sito è ovviamente in inglese perché la lingua veicolare dei progetti europei è la lingua inglese. Quindi all'interno del sito e all'interno della comunità virtuale che vedete qua in alto, tutto quanto è in inglese. Poi in verità è possibile anche interagire in altra lingua. All'interno del sito il vostro supporto è fornito da un rappresentante per ogni partner di progetto, quindi se anche voi scrivete nella comunità virtuale in italiano, c'è sempre qualcuno all'interno del CFP che è in grado di leggere e tradurre anche a beneficio dei partner. Scusatemi. Allora. All'interno del sito avete ovviamente la sezione About, quella che racconta fondamentalmente quello che vi ho appena raccontato io, il team con il link ai siti, ai canali di tutti quanti i partner di progetto e poi.
ci sono i risultati. Vedete che, come vi ho detto, i risultati sono abbastanza conseguenziali, quindi abbiamo prima il primo, il manuale, il Remote Worker Training Backpack, abbiamo scelto di chiamarlo, che per chi masica un pochino di inglese sta a dire come se fosse lo zaino da viaggio di chi deve lavorare da remoto. E, andando a cliccare sul... Sul more info, più informazioni per ciascuno dei risultati, venite reindirizzati alla pagina in cui potete accedere a tutte le risorse che sono state sviluppate. Il progetto in realtà, in maniera molto, molto trasparente, vi dà tutto quello che è stato sviluppato, per cui voi avete non solo l'handbook in National Languages, che sarebbe il manuale in tutte le lingue nazionali, e lo potete trovare qua, questo è quello in italiano, ma avete anche tutto il lavoro preparatorio che c'è stato. Ovviamente noi non è che... Cioè ci abbiamo lavorato più di un anno sul manuale, tutti quanti partner, quindi ci sono stati diversi passaggi che hanno portato alla stesura del manuale. Prima, appunto, il primo passo è stato quello del creare una sorta di struttura di riferimento dei bisogni in termini di competenze di digitalizzazione. Quindi tutti quanti partner sono stati interpellati e hanno detto quali sono stati i bisogni, quali sono ancora adesso i bisogni più importanti. E qui vedete che c'è il contributo da parte di tutti quanti partner. E poi lo step successivo è stato quello di creare una sorta di un bank, un database di lessico e di risorse, cioè di cosa vogliamo andare a parlare, con quali terminologie specifiche. È stato tutto messo lì dentro, cioè quali sono fondamentalmente le risorse e il lessico digitale che i nostri formatori devono avere per riuscire a proporre una formazione a distanza secondo i criteri identificati al punto sopra. A quel punto poi c'è stata una sorta di fase di orientamento su quali skill, quali abilità necessitassero allenamento per raggiungere il livello auspicato. E infine, a quel punto, e in che modo anche, chiaramente, cioè, se io devo esercitare le mie capacità nell'utilizzo, per esempio, di piattaforme per online conferencing o per fare webinar o per fare lezioni da distanza, allora io andrò ad elencare tutta una serie di passaggi che posso fare per migliorarmi su questo aspetto. Se invece io come formatore ho più bisogno di migliorare le mie capacità nell'utilizzo di per esempio di spazio di archiviazione in cloud, c'è tutta una serie di altri esercizi, di altri training che posso attuare per migliorarmi. Alla fine di tutto questo è stato redatto il manuale, che vedete qua in versione inglese, e infine poi tradotto nelle varie lingue nazionali. Ciascun partner ha assegnato un capitolo all'interno dell'handbook, che è stato scelto sulla base dell'esperienza specifica. In particolare il CFP Cemon si è occupato del capitolo che ha a che vedere con il lavoro di squadra e la comunicazione all'interno di squadre, la e-comunicazione, comunicazione elettronica. Questo per quanto riguarda il primo risultato. A questi materiali potete accedere
accedere senza nessuna registrazione, senza niente, semplicemente cliccando lì andate e scaricate il contenuto che vi interessa. Per quanto riguarda invece il risultato numero 2, che è il DigiRact Personalized Gamificator, tornando sulla sezione Main Results, cliccando su maggiori informazioni, arrivate a una pagina con un link esterno al sito che vi manda su... Vediamo se riesco a fare questa cosa. È cambiata? No? Non sono riuscita allora. Non sto più condividendo, vero? No, non stai più condividendo, Cecilia. Ciao. Grazie. Allora. Vedi, nonostante tutto questo training. Eccoci qua, adesso lo vedete? Sì. Ho cliccato sul bottone sbagliato. Quindi cliccando, adesso lo faccio perché in realtà lo so fare. Quindi cliccando su questo bottone arancione venite reindirizzati su il Gamificator. Questa è il mio account personale all'interno del Gamificator che vi appare così. Questa è la pagina iniziale e la dashboard. All'interno del Gamificator cosa c'è? C'è la trasposizione del manuale sotto forma di corso esperienziale, fruibile completamente asincrono, completamente da remoto. Quindi praticamente lo sforzo che è stato fatto dai partner è stato: prima abbiamo creato il manuale, abbiamo identificato tutto quello di cui avevamo bisogno in termini di competenze, risorse, eccetera, eccetera. L'abbiamo messo insieme, abbiamo verificato, siamo d'accordo, non siamo d'accordo, cosa è più importante, abbiamo preso i punti salienti, li abbiamo messi tutti insieme in un manuale, l'abbiamo tradotto nelle varie lingue e poi cosa abbiamo fatto? L'abbiamo trasformato a quel punto in quello che vogliamo essere in grado di fare, ovvero un corso fruibile completamente a distanza, completamente asincrono, che integri elementi di gamification, un po' della struttura del social network, che riesca a trasmettere la nostra competenza nella creazione di questo genere di strumenti. Questo è un po' quello che trovate in questo momento all'interno del Personalized Gamificator. In questo momento, vediamo un po' in che lingua sono. Allora, questo è italiano. Qui, nelle categorie, trovate i vari moduli che compongono il manuale, che sono stati trasformati all'interno del Gamificator in categorie, vengono chiamate. Categorie perché? Perché alla fine è come se fossero dei macro temi all'interno del quale andiamo a vedere una diversa serie di risorse. Quindi all'interno di ciascuna delle categorie voi troverete un video iniziale che riassume, è un po' un video introduttivo di quali sono gli argomenti e i contenuti di questa sezione, e poi trovate all'interno sviluppate le lezioni. Le lezioni sono, per tutti quanti i moduli, sono dei piani di lezione, cioè ovvero proprio sono dei documenti, dei template in cui abbiamo cercato di esemplificare in che modo possiamo creare una lezione in modalità ibrida o completamente a distanza, mettendola a paragone con l'analoga in presenza. Quindi questa è una risorsa liberamente fruibile per voi che potete andare a controllare e vedere forse questa è un'attività che potrei trasportare, questa no, questa ha senso, questa non ha senso. C'è poi una presentazione interattiva
La presentazione interattiva raccoglie un po' il succo della teoria che c'è dietro a questa categoria qua. La presentazione interattiva mira anche a cercare di mostrarvi come possiamo utilizzare gli strumenti digitali per creare dei contenuti un po' più interattivi. Nel senso che, come vi ho detto prima, uno dei moduli del manuale o categoria all'interno della piattaforma è questa competenze di ricerca e creatività con focus sui contenuti digitali. In questo modulo qua, che è uno di quelli che è stato sviluppato dai partner tecnici, ci sono proprio risorse, suggerimenti, consigli di strumenti da utilizzare per veicolare fondamentalmente lo stesso messaggio che potrei veicolare con un testo su sfondo bianco, ma con degli strumenti che me lo rendono un pochino più attrattivo, soprattutto per una persona che è da sola davanti allo schermo del computer e non all'interno di una classe con dei compagni, con un formatore, eccetera, eccetera. Quindi la presentazione interattiva è un esempio di come possiamo renderlo più interattivo, semplicemente. C'è poi un compito che fondamentalmente è più una riflessione su quello che avete, cioè che è appena stato letto, fruito attraverso la presentazione e il piano di lezione, che serve veramente più a guidarvi nella riflessione che a fare una vera e propria valutazione, perché poi la valutazione vera e propria viene fatta attraverso il minigioco. Ogni categoria ha un minigioco e ogni minigioco ha uno scenario a sé. Per esempio questo qua è la prigione del drago. Quindi uno scenario, uno stile dietro tutto suo particolare. Fondamentalmente vengono poste delle domande a cui rispondere, si viene rimandati indietro se la risposta non è corretta, si può procedere se la risposta è giusta. Qui navigate tra le categorie, quindi tra i contenuti veri e propri, tra i contenuti caricati, i corsi fondamentalmente. In questo momento c'è solo il corso di GReact. Attraverso invece queste altre due finestre navigate negli elementi un pochino più meno standard della formazione, perché qua avete le classifiche. Le classifiche mostrano semplicemente gli utenti in scala, cioè in una scala sulla base di quante delle attività hanno già portato avanti con successo, gli vengono associati dei punti XP, punti esperienza. È un po' il meccanismo del videogioco, non so se qualcuno di voi conosce i videogiochi, però in un videogioco tu guadagni punti esperienza man mano che vai avanti e superi i vari livelli del videogioco. Questa piattaforma intende mutuare quel meccanismo per la formazione. Man mano che tu mi guardi tutti i moduli, mi completi i minigame in modo corretto, io ti do punti esperienza. E questo è quello che prima vi ho chiamato badge. Badge è un riconoscimento che viene dato. E invece qua nelle storie, sono le stories, sono la stessa cosa che vedete su Instagram, su Facebook o non so su quali altri canali, ed è fondamentalmente uno strumento per far interagire gli utenti e far lasciare loro un commento sull'esperienza che uno o l'altro ha avuto della fruizione della piattaforma. Questo
per quanto riguarda il Project Result 2. Se avete dei dubbi o delle domande, io vi rispondo. Se no, prima di procedere al Project Result 3, avrei bisogno di un volontario. No, vorrei farvi vedere il processo di registrazione in piattaforma. E anziché fare il logout, entrare con la mia mail personale, secondo me è più utile se lo faccio con uno di voi, un volontario che abbia voglia di farsi iscrivere. Io avevo già aperto la pagina per fare l'iscrizione, quindi sono già... Già avanti. Sì, avevo aperto la pagina, sono qua che devo, mi chiedevo appunto, volevo fare la domanda come fare a iscriversi. Perfetto, allora abbiamo trovato la nostra volontaria. Valentina, giusto? Sì. Valentina Sclavo, perfetto. Allora io faccio il logout. Esci. E... registriamo una nuova. Continuate a vederlo, vero? Sì, sì. Purtroppo la tua password sarà di pubblico dominio, però la puoi cambiare una volta che sei entrata. Ok, nessun problema. Allora, Valentina Sclavo, giusto? Sì. Ok. Mi vuoi dare la tua mail? valentina.sclavo sì. @amstampi.it amstampi.it Perfetto. La password te la scelgo io, quella di pubblico dominio? Sì, sì, va bene, va bene. Allora facciamo web con la W maiuscola webinar 1. Punto esclamativo. Webinar 1, punto esclamativo. Vediamo se basta. Ti sei registrato con successo. È stata inviata una mail di attivazione al tuo indirizzo. Se ci consenti di continuare ad usarti come cavia, sì. Però dovrai condividere tu lo schermo a questo punto, perché la mail è arrivata a te. Per fare il login. Sto guardando, ma non mi è ancora arrivata la mail. Controllo okay. Un attimo nelle spam, che non vorrei. Ricontrolla anche nelle spam, perché potrebbe arrivare anche lì. Mi pare che il contatto da cui ti arriva è questo Licchio. Niente, per ora non arriva nulla. L'abbia digitato male. Ancora nulla? Nulla. Ai ai. Non ho controllato bene adesso mentre la scrivevi che fosse giusta la mail, mi viene il dubbio. Allora vogliamo qua torno sempre io. Ma potrei anche averla scritta sbagliata. Anche perché guardavo più voi che lo schermo su cui stavo scrivendo, effettivamente. Mi sembrava giusta. Sembrava giusta? Potrebbe anche volerci anche solo un attimino. È quasi immediato. Possiamo provare, la volevo farvelo vedere più che altro perché all'inizio, cioè quando fate la registrazione sulla piattaforma, c'è un brevissimo questionario che purtroppo è in inglese, però sono delle domande molto semplici, sono 3 o 4 domande. Perché questo questionario? Perché la macchina intesa come intelligenza artificiale, ha bisogno di sapere qualcosa sugli utenti.
prima di poter effettivamente dare dei suggerimenti. Quindi quando ci si registra, e questo è il motivo per cui spesso quando vi registrate su strumenti che fanno uso di intelligenza artificiale dovete sempre compilare un brevissimo questionario all'inizio perché la macchina vi deve conoscere, se no non sa cosa suggerirvi. Sarebbe stato bellissimo. Continua a non arrivare nulla. Io continuo a riaggiornare. A riaggiornare, ma non c'è verso. Allora, io ci riprovo un attimo, che magari ho sbagliato. Valentina.sclavo@. amstampi.it. Ancora Milano Stampi, tutto attaccato. Allora era giusta. Sì, infatti. Se vuoi ti do la mia personale, se vogliamo provare su quella, che è una Gmail, magari più rapida. Proviamo. Allora, sclavo.v. Sì. @gmail.com. Proviamo questa. Cambio, metto webinar 2, punto esclamativo. Cecilia, scusa, io ho provato a inserirmi, a registrarmi come Gmail, ma anche a me non è arrivata l'email di conferma indietro. E ho compilato il questionario che adesso è indicato sullo schermo. Ha ricevuto il questionario? No, non ancora, no, il questionario l'ho compilato perché io mi sono registrato attivandomi con Register with Mail, mi ha proposto il questionario, l'ho fatto, mandato, deciso la password, ma non mi è arrivato su Gmail l'email di risposta dal sito. Neanche nello spam? Adesso ricontrollo. Ah, è nello spam, sì, è vero. Ah, ok. Viene visto come spam. Sì, beh, questo spesso succede. Sì, adesso è arrivato. Ok, perfetto. Effettivamente era nello spam. Perfetto. E Valentina invece sulla mail personale? Sto guardando, ma niente. Io non c'è verso. Beh, magari ci vuole ancora un attimino. A Luigi è arrivata nello spam su Gmail. Un'altra cosa che volevo farvi vedere adesso, mentre aspettiamo che le mail arrivino, non so Luigi, in che lingua stai vedendo la piattaforma? Dunque, io sto adesso attualmente compilando le domande che mi sono arrivate a seguito di accettazione delle mail in inglese. Account verification, dove mi sta proponendo delle domande sul mio interesse su tutta una serie di argomenti. Perfetto, allora quelle sono in inglese appunto perché non c'è stato modo di tradurle. Poi quando finisce di rispondere alle domande. L'ho fatto, adesso provo, provo ad accedere. Ok. Vediamo se me lo permette. Sì, l'ha fatto. Perfetto. Ed è in inglese. È in inglese, perfetto. Sì. Allora. Welcome to Licchio for DigiWare, è quello che è la risposta. È proprio lui. The objective e così via. Sì, è questo. Sì. Vi faccio vedere un momento come cambiare la lingua. Perché se lo volete fruire in inglese è stato pensato e scritto in inglese, quindi secondo me è sempre meglio fruire di qualcosa nella lingua in cui è stato pensato, però l'abbiamo tradotto, quindi volendo si può accedere a tutto anche in italiano. Allora, per tradurre si va nei puntini, impostazioni, che in inglese sarà settings. E qua ci sarà scritto Change System Language e scelgo la lingua di sistema.
nel mio caso in italiano, qua ci sarà scritto change content language, vado nel menu a tendina e lo scelgo in italiano. Aggiorno impostazioni, che sarà update settings, immagino, e dovrebbe ricomparirmi qua scritto in inglese. Se vado qua nella home, anche i contenuti dovrebbero essere in italiano. Vedete che adesso qua ho cliccato, alcune delle scritte sono ancora in inglese qua e là, però descrizione modulo 5, e se io inizio ho un documento, se lo state vedendo, che è scritto in italiano. Ok? Valentina, per caso ti arrivata? Niente, non mi vogliono far entrare a me. No. Non riesco, capire se vuol provare qualcun altro, non c'è verso. Sto riaggiornando da una parte e dall'altra, uno dei due, ma niente. Ma magari non gli è piaciuto che l'abbia fatto io. Non so, dai, che dirti. Non lo so. Ma magari riproviamo, cioè magari ha bisogno di tempo, e se continui a non riuscire, poi proviamo a vederlo magari insieme. Se mi fai anche vedere tu cosa vedi, provi a farlo tu e io guardo che cosa sta succedendo. Perché guarda, sto guardando sia nelle spam che dall'altra parte, ma niente, non mi dispiace. Prova a capire anche con il supporto tecnico se per caso c'è qualcosa che si è impallato lì. Va bene. Questo per quanto riguarda la piattaforma. Volevo farvi vedere ancora la community virtuale, se non avete domande sulla piattaforma ancora, vi farei vedere ancora la virtual community, che è il nostro ultimo risultato, che si trova direttamente all'interno del sito. All'interno della virtual community potete avere informazioni, vabbè, sul training, fondamentalmente venite reindirizzati ai due risultati precedenti, e poi avete accesso a assistenza nella forma di live chat, che è questa qua. E ai membri del board, il consiglio di DigiReact è fondamentalmente un insieme di esperti, che sono le persone dei vari partner di progetto che hanno implementato il progetto e che quindi hanno realizzato i risultati, ma vorrebbe aprirsi ad altri esperti della formazione a distanza, dell'utilizzo di strumenti digitali nella formazione, perché diciamo che il fil rouge di questo progetto è che probabilmente avremo sempre da acquisire, anzi senza probabilmente, avremo sempre continuamente da aggiornare le nostre competenze per tutto quello che è l'utilizzo intelligente di strumenti digitali nella formazione, ma anche solo nel lavoro collaborativo. Quindi nessuno, neanche i partner tecnici, che sono effettivamente degli esperti molto più esperti sul tema, ritiene di essere arrivato al punto di non avere più bisogno di aggiornare le proprie competenze. Quindi l'idea della comunità virtuale è proprio quella di attrarre persone che hanno un interesse, hanno delle competenze, hanno anche solo tante domande da porre,
perché da questo scambio, da questo dialogo, auspicabilmente ne dovrebbe nascere, a parte, un utilizzo più concreto dei risultati di questo progetto. Cioè, questo è un progetto che viene finanziato con fondi pubblici, in cui l'obiettivo è quello di sviluppare dei contenuti o dei prodotti che possano poi essere di utilizzo, perché se no non ha, è fine a se stesso, se no. E quindi il nostro intento è proprio quello, cioè di attivare il dialogo su questo tema qua. Io devo dire che, sebbene questo sia un progetto che è stato pensato nel 2020, nel tardo 2020, elaborato all'inizio del 2021, approvato a metà del 2021, iniziato a fine del 2021, siamo ormai quasi nel 2024, e sebbene il contesto sia cambiato e penso ormai tutti quanti sappiamo che non esisterà la formazione solo a distanza, perché c'è tanto che manca se non c'è l'interazione, se non c'è la parte in presenza. Penso anche che nel mondo del lavoro l'utilizzo di strumenti digitali comunque sta ormai penetrando in maniera irreversibile. Quindi sia nel lavoro che nella formazione l'importanza di sviluppare competenze digitali penso sia chiaro ed evidente a tutti, perché ci rende la vita più facile, ci permette la collaborazione con un insieme più ampio e variegato anche di persone, e ci permette di accedere a risorse che senza competenze digitali sarebbero per noi inaccessibili. Quindi, appunto, sebbene il contesto sia cambiato rispetto all'entusiasmo per tutto quello che era formazione a distanza e digitalizzazione nel 2021, non penso che sia cambiata la necessità di renderci sempre più pronti a cogliere le opportunità che il digitale ci offre, anche perché se non lo facciamo, pian piano rischiamo di perderne troppe e rischiamo di non riuscire neanche più a trovare quelle nuove in alcuni campi, non in tutti chiaramente, però in alcuni campi secondo me è abbastanza vero. Quindi la comunità virtuale fondamentalmente mira a farci riflettere, parlare, scambiare opinioni, idee in merito a questo tema qui, e funziona come in un doppio modo. La prima modalità di interazione è un wiki form, ovvero semplicemente una paginetta, questa qua che non state vedendo, perché voi state ancora vedendo la piattaforma. Adesso la vedete? Sì, ok, sì, grazie. Sì. Scusatemi, vi stavo proiettando ancora la piattaforma. Il wiki è questo form qui, in cui praticamente inseriamo, è un po' simile a quello che vediamo in qualsiasi contact form su un sito. Metto il mio nome, metto la mia email, clicco qua tra le aree su cui io voglio aggiungere la mia esperienza, la mia competenza, quindi se voglio dare idee per il manuale, quindi proprio di risorse, elementi di teoria, esempi applicativi, identificazione di bisogni formativi in campo digitale dei formatori, lo vado a mettere qua. Se invece un'idea su come migliorare il gamificator, oppure quali potrebbero essere altri potenziali aspetti da inserire in una piattaforma del genere, vado a cliccare qua. Se invece è per la comunità online o per più di uno, vedete, potete selezionarli anche tutti, vado a cliccarli tutti quanti.
inserisco un oggetto del mio intervento e spiego perché e cosa voglio dare come contributo. Posso anche caricare dei file, cioè, se per esempio io ho un'idea per il gamificator, io sono un formatore, ho dei materiali di un corso che è fruibile in parte in asincrona già pronti e posso dire ok, io vorrei contribuire inserendo questo corso, o che magari può essere, non lo so, l'avvio di un corso che poi prevede anche delle sessioni in sincrona, piuttosto che qualsiasi cosa, lo posso andare a inserire qua dentro, inserendo volendo anche già il materiale, di modo che poi i partner di progetto possono andare a vedere l'intervento, visionare il materiale, rispondere e caricare direttamente in piattaforma. Questa è un po' l'idea. E poi c'è il forum. Invece il forum quello è più per aggiungere proprio quella che è la nostra expertise al progetto, ai risultati del progetto. Il forum invece è proprio più per avviare delle discussioni. Per esempio, Valentina tra una settimana ancora non è riuscita a registrarsi sulla piattaforma, non le arriva la mail in nessun modo, e scrive sul forum: a me continua ad arrivare la mail di conferma, e magari interagisce con altri utenti che anche loro hanno questo problema e però magari sono riusciti a risolverlo. Guarda, alla fine io sono andato a controllare nelle spam eccezionali, quelle che vengono nascoste anche quando le vado a cercare, e alla fine l'ho trovato, ho fatto così. È un po' come quando si scrive su un qualsiasi forum per chiedere, per scambiare idee, supportarsi a vicenda, a animare un pochino discussioni su temi che sono di nostro interesse. E questa è la sezione forum. Che in questo momento ha al suo interno, per esempio, questo è un post all'interno del forum che è stato inserito da uno dei nostri partner tecnici. Qui ci hanno suggerito semplicemente dei tools, degli strumenti per creare contenuti digitali. È una lista di suggerimenti, di strumenti utili e fruibili online, la maggior parte di loro tra l'altro con delle opzioni non a pagamento che si possono utilizzare, e semplicemente è un input che viene dato alla comunità come risorsa in più da utilizzare. Ok. Spero di non avervi cotti troppo.